aveva pensato anche al tema dell'eutanasia, stava preparando un disegno di legge anche su quella materia, altra materia che riguarda la vita umana, perché di tutti possiamo dubitare, salvo di questa certezza, che prima o poi tutti moriamo, e il come morire negli ultimi anni della nostra esistenza diventa inesorabilmente un problema molto molto importante. Desideriamo essere accompagnati all'esito dalla vita e desideriamo arrivarci con le minori sofferenze possibili. A tutto questo aveva pensato Loris, che ci aveva dato già il divorzio e l'aborto insieme attualmente con il liberale Baslini e soprattutto con l'impegno poi militante di Marco Pannella. Di origine repubblicana è diventato socialista riformista, legato a Pietro Nenni e a Bettino Craxi, che era il suo allievo. Conosciuto Loris Fortuna, che fu deputato socialista a Milano. Per me fu facile predicare tutta la vita e la mia esperienza politica un'alleanza preliminare, fondamentale, tra i socialisti e i laici, tra i socialisti, i socialdemocratici ovviamente e i laici, come i repubblicani, come i radicali e come i liberali. In quella stagione del resto demmo vita anche a un'esperienza di collaborazione superando antiche fratture, antiche inimicizie tra il PSI e il PLI. Fummo noi a riportare al governo i liberali, che non avevano più la posizione di ostilità al centro-sinistra manifestata negli anni 50. Nacque addirittura quel binomio Lib-Lab, liberali e laburisti, che secondo me resta una delle chiavi più intelligenti per capire e per governare le contraddizioni dell'epoca moderna. Essere liberali vuol dire favorire lo sviluppo della ricchezza. Essere socialisti vuol dire saperla distribuire secondo giustizia. Mi è capitato di recente, per comprendere questo punto che secondo me rimane un punto cruciale, di fare un viaggio a Cuba, dove non ero mai stato perché avevo in grande dispetto il regime comunista di Castro. Quando Castro si è dimesso, ho detto vabbè, finalmente posso andare a Cuba. Poi mi sono trovato che c'era fratello, ma insomma pazienza. E a Cuba mi è capitato di assistere a una visita di una delegazione cinese, era il 50° anniversario della rivoluzione castrista, e questa delegazione cinese venne ricevuta in pompa magna dagli ospiti cubani in un teatro pubblico, era una manifestazione aperta. Ci sono andato e sento capo delegazione cubano che dice: cari compagni cinesi, noi siamo sempre stati pieni di una sconfinata ammirazione per quello che voi avete fatto con la lunga marcia, l'edificazione del comunismo in Cina, per il paese più popolato della terra, in un continente talmente difficile e arretrato. Consentitemi di dire, dice cubano, adesso siamo un po' preoccupati di vedere questa deriva capitalistica della Cina, il mercato, le diseguaglianze che crescono, insomma siamo veramente angosciati. I cinesi ascoltano, poi chiedono un attimo di tempo, si riuniscono tra di loro, discutono un po', poi danno incarico a uno di loro di rispondere al cubano. E il delegato cinese, salito alla tribuna, gli dice: grazie dell'accoglienza, fraternità, anche dello spirito costruttivo con cui avete fatto le vostre critiche, che non hanno fatto costruttivo, ma i cinesi sono molto diplomatici quando vogliono. Forse da noi, dice il cinese, c'è un'unica differenza. Voi lottate contro la ricchezza, noi lottiamo contro la povertà. È chiaro il messaggio che veniva dal compagno cinese. E i cubani rimasero senza parole di fronte a questa scoperta che il compito del socialismo non è quello di distruggere la ricchezza e di moltiplicarla per poterla distribuire con più giustizia. E in questo secondo me c'è un nesso necessario con la visione liberale. Entrambi possono cooperare, liberalismo e socialismo, e non di rado noi abbiamo chiamato il nostro un
un socialismo liberale possono cooperare al meglio per far progredire un paese come l'Italia, specialmente laddove di ricchezza se ne produce ancora troppo poca, come nel nostro mezzogiorno, e di conseguenza si vive ancora troppo di trasferimenti da parte dello Stato, di impiego pubblico, di pensioni pubbliche, e quando poi lo Stato va in difficoltà le sofferenze aumentano drammaticamente, la penuria di lavoro si trasforma anche in una penuria non soltanto per i giovani ma per tutte le famiglie e le condizioni di difficoltà si moltiplicano. Nello sviluppo della storia socialista che io racconto, ho sentito il bisogno di raccontarla, un po' perché l'età avanza e i ricordi altrimenti rischiano di sfumare, e mi sono fermato per qualche anno a scrivere, ed ero anche, per la verità vi dico, molto contento, tanto perché scrivere è una liberazione, anche se è un compito difficile, è un lavoro. Quando ti trovi davanti alla pagina bianca, certe volte soffri, come può soffrire chi sta alla catena di montaggio. Ed ero molto contento quando poi il libro l'ho finito, mi sentivo proprio liberato e contemporaneamente pensavo, forse ho trovato un nuovo mestiere, sono diventato grande, grande davvero, ne posso fare lo scrittore, ne posso stare a casa a scrivere altri libri, eccetera. Invece, come al solito, poi la vita smentisce tutte le facili previsioni, perché ho cominciato da capo a rifare la mia valigia, la mia valigetta, a girare per l'Italia con qualche abito appresso, per essere preparato, pronto, lindo e pulito per tutti questi appuntamenti pubblici. Mi fanno un enorme piacere, perché si tratta di vita comune. Mi accorgo che aver ripercorso la mia storia e la storia del Partito Socialista è aver ripercorso la storia di milioni di esseri umani, di donne, di uomini, di ragazzi che adesso magari sono più grandi, e di incontrare ragazzi che magari sono figli di quelli che sono miei coetanei e che hanno condiviso questa esperienza. Sappiamo benissimo quali sono le difficoltà di oggi. E sappiamo benissimo che il PSI di oggi non è il PSI di 20 o 30 anni fa. Però non dimenticate mai un punto, che quello che noi abbiamo fatto 20-30 anni fa, guidati da Bettino Craxi, lo abbiamo fatto con il 9, l'11 e al massimo il 14% dei voti. Quindi è la storia di una minoranza. Ma spesso le grandi cose le fanno le minoranze, le maggioranze molto spesso si limitano a seguire o a secondare, quindi non bisogna aver paura di essere una minoranza. Certo, oggi siamo un po' troppo piccoli, anche come minoranza, ma certe volte le minoranze danno, sprigionano più energie, più cambiamenti che non quelle maggioranze un po' sedute, un po' conformiste, che cambiano soltanto quando ormai è inevitabile cambiare. Le minoranze hanno il pregio, non sempre, qualche volta la nostra certo l'ha avuto, di anticipare i tempi, di sprigionare un'energia, una rapidità anche di decisione che sorprende i grandi partiti. Noi eravamo una minoranza stretti tra due colossi, la Democrazia Cristiana, veleggiava oltre il 40% dei voti, e il Partito Comunista che veleggiava dal 30 e il 35% dei voti. E quando a un certo punto i comunisti concepiscono l'idea di un compromesso storico con la Democrazia Cristiana, io ebbi come una sorta di vertigine, un senso di soffocamento. E cercai di trasmettere questo mio sentire a tutto il partito, a tutti i socialisti. Attenzione, il compromesso storico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista non è una minaccia per noi, è una minaccia per l'Italia. L'incontro, l'abbraccio tra queste due chiese può rappresentare la fine di un'Italia libera e davvero democratica.
Quando Berlinguer scrive, presentando il compromesso storico, lo scopo di questo compromesso storico tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, tra il Partito Comunista e la Chiesa Cattolica, tra il Partito Comunista e la proprietà italiana, così Berlinguer chiamava il potere economico, la proprietà, segno inconfondibile di una visione molto arretrata della realtà economica, un signore che aveva vissuto gran parte della sua esperienza a Sassari, in una terra agricola in cui il potere economico era quello dei proprietari terrieri, ecco perché parla di proprietà italiana. Bene, di fronte a questo armammo una nostra resistenza, che poi fu in realtà una somma di iniziative molto audaci, innanzitutto alleando insieme le due anime più autonomiste del partito, che erano quella di Pietro Nenni e quella di Riccardo Lombardi, quella dell'autonomia socialista e quella della sinistra socialista. Muovemmo la conquista di una posizione importante nel sindacato, riuscendo ad eleggere per la prima volta un socialista alla guida del più piccolo, ma significativo dei sindacati, la UIL, portandoci Giorgio Benvenuto. Riallacciamo i rapporti con la famiglia del socialismo europeo, con Willy Brandt a Bonn, con Mitterrand a Parigi, con Callaghan a Londra, con Felipe González a Madrid, con Bruno Kreisky a Vienna. Rientrammo insomma a vele spiegate nella dimensione del socialismo europeo. E via via, assumendo maggiore sicurezza, dopo gli anni dell'unità nazionale, riuscimmo a imporre anche una nostra visione autonoma sotto il profilo morale durante il sequestro di Aldo Moro. Di fronte al rapimento dello statista democristiano, presidente della DC, mentre tutti inneggiavano alla fermezza e addirittura direttori di giornali come Montanelli e come Scalfari arrivavano a dire meglio che Moro muoia purché si salvi la Repubblica, purché si salvi lo Stato, noi ci guardammo in faccia e Bettino, interpretando un sentimento umano, non politico, un sentimento umano e una pacata osservazione della realtà, osservò: ma in pericolo è Moro, non lo Stato, e noi dobbiamo innanzitutto cercare di salvare una vita umana in pericolo, non diversamente da quello che si fa quando un pazzo sequestra una scolaresca o un terrorista sequestra i passeggeri di un aereo. Non è che ci si interroga se in questo modo si cede al terrorismo, si cerca di salvare la scolaresca e i passeggeri dell'aereo. Del resto tutto il mondo si comporta così e anche l'Italia si è sempre comportata così e si comporterà sempre così dopo l'assassinio di Moro. L'unico caso in cui lo Stato si è rifiutato di trattare è il caso Moro. Perché ciò sia accaduto, io cerco di spiegarlo nel libro, interrogandomi su cosa è stato il terrorismo rosso. Il terrorismo rosso è stato la lotta mortale tra due forme di comunismo: il comunismo legale di potere di Berlinguer e del PC e il comunismo che rimane rivoluzionario ma non ha più la forza per cercare la via dell'insurrezione armata, e allora si realizza negli atti terroristici, nell'assassinio di innocenti, che siano magistrati, uomini politici, giornalisti. Quel conflitto mortale tra i due comunismi segna probabilmente la fine della parabola del PC. Da quel momento il PC comincia ad arretrare, a perdere posizioni. E poi giunge la catastrofe internazionale con il crollo dei muri del 1989. Nel frattempo, sviluppando la politica di autonomia, Bettino Craxi riporta i socialisti alla collaborazione, competizione con la Democrazia Cristiana. Ecco la novità emergente, sorprendente di un partito socialista che con l'11% dei voti ottiene la presidenza
l'elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica e poi attraverso Sandro Pertini la nomina di Craxi Presidente del Consiglio, che impone una collaborazione di pari dignità con la Democrazia Cristiana. Pari dignità, nonostante che il peso delle forze elettorali fosse molto diverso dal nostro 11% e il 37-38 cui era scesa la Democrazia Cristiana in quel periodo. Il governo Craxi rimane un modello del governare socialista, innanzitutto per la lezione di orgoglio, fierezza, indipendenza nazionale, anche a fronte dell'alleato rappresentato dagli Stati Uniti d'America e di un presidente cowboy come Ronald Reagan, Craxi seppe difendere la sovranità italiana sul proprio territorio. Al di là del fatto che si fosse alleati, Craxi decise che per salvare la vita dei 600 passeggeri dell'Achille Lauro si dovesse trattare con il gruppo dei terroristi, trattò attraverso Mubarak, presidente egiziano, attraverso Arafat, presidente dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ottenne la liberazione dei 600 passeggeri italiani e dunque dovette mantenere i patti e lasciare liberi quel comando di terroristi, che venne però intercettato mentre volava da un aereo della Delta Force americano che lo costrinse ad atterrare all'aeroporto di Sigonella, in Sicilia, aeroporto sotto comando NATO, ma sotto la sorveglianza delle forze di polizia italiane e dei carabinieri italiani. Gli americani pretendevano di portarsi via loro gli ostaggi e Craxi diede ordine ai carabinieri di circondare gli uomini della Delta Force americana e di consentire invece agli ostaggi di riprendere il comando terrorista, di riprendere il volo. Questa prova di indipendenza si replicò l'anno dopo, quando Reagan pretendeva che noi gli dessimo le basi per bombardare la Libia e Craxi si rifiutò di farlo. Ma non è che la politica di Craxi fosse anti-americana, era una politica di indipendenza e di orgoglio nazionale, che sviluppava una prova di dialogo con i paesi di tutto il Mediterraneo, Israele, ma anche e allo stesso modo i paesi arabi e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che difese il diritto del popolo cileno contro la repressione inaugurata da Pinochet sotto lo scudo americano.